Marianella, un 54enne ucciso a coltellate in casa. Sul posto gli investigatori, tutte le piste sono aperte. L'addio di Sant'Antimo in 500 ai funerali di Giulia. Tante le persone che vogliono rendere omaggio alla 29enne. Bomba d'acqua a Casalnuovo e nel Casertano, strade e piazze allagate. Napoli, spunta Sosa, scontro tra Dela e Iervolino per il futuro della panchina azzurra. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Canale 21. In primo piano una notizia appena giunta in redazione: il cadavere di un uomo è stato trovato poco fa dai carabinieri, con numerose colpi di arma da punta e taglio a Mariglianella, un comune vicino Napoli. I carabinieri sono intervenuti allertati dal 112 all'interno di un'abitazione in via Torino e qui hanno trovato a terra il cadavere del 54enne Giuseppe Basso. Sul posto anche il PM di turno e la sezione rilievi del nucleo investigativo dei carabinieri di Castello di Cisterna. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista. E continuiamo a parlare di cronaca con l'ultimo addio che è stato dato oggi a Sant'Antimo alla giovane Giulia, che è stata uccisa dal suo compagno insieme al suo piccolo che portava in grembo. Era al 7° mese di gravidanza. Anche se i funerali sono svolti in forma privata, in 500 hanno voluto rendere omaggio alla giovane, tanta naturalmente la commozione. Lunghi applausi tra le lacrime, tanti palloncini bianchi sotto una pioggerella fitta, poi quelle magliette bianche con la foto della povera Giulia incinta di Tiago e lo slogan "Per sempre insieme Giulia e Tiago, l'amore unisce e non uccide". L'ultimo saluto a Giulia Tramontano in forma strettamente privata, rispettando così la decisione della famiglia, è avvenuto nella parrocchia Santa Lucia della cittadina dell'Interland napoletano, dove Giulia era nata. Un messaggio di cordoglio è stato inviato anche dal sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi, che ha ribadito la vicinanza alla famiglia della città metropolitana e l'attenzione che le istituzioni devono porre nel contrasto ai femminicidi e alle violenze contro le donne. Un silenzio irreale fuori la chiesa, mentre le campane risuonavano al termine dei funerali officiati al vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo. In chiesa invece tanta commozione e lacrime per un'assurda tragedia, con il vescovo Spinillo che ha abbracciato i genitori di Giulia e si è stretto forte al loro dolore. Una tragedia che ha sconvolto non solo la comunità di Sant'Antimo ma l'Italia intera. Vediamo nel prossimo servizio la ricostruzione di quanto accaduto e a che punto sono le indagini, sempre nell'Omazzone. A Sant'Antimo è il giorno della disperazione, dei funerali, dell'abbraccio a Giulia Tramontano e al figlio Tiago, uccisi a Senago da chi diceva di amare lei e il piccolo che portava in grembo. Ma non era così. Mamma e figlio sono stati spazzati via, cancellati per sempre dalla furia consapevole, secondo gli inquirenti di Alessandro Impagnatiello. E il lavoro degli investigatori non si è fermato neanche per un istante. L'inchiesta in mano ai carabinieri del nucleo investigativo di Milano e della compagnia di Rho, coordinati dall'aggiunto Letizia Mannelle, dal PM Alessandro Menagazzo, è ora finalizzata a ricostruire il prima e il dopo del delitto, elementi che il trentenne non ha saputo sicuramente voluto chiarire nel corso di una confessione che per gli inquirenti nasconde ancora una sfilza di bugie e non ricordo. L'obiettivo degli inquirenti è dimostrare che Impagnatiello avrebbe premeditato il femminicidio, lui che avrebbe alterato la scena del delitto, inscenando così una fuga della giovane dalla loro casa di Senago, una vicenda tutta ancora da chiarire in molti particolari. La comunità di Sant'Antimo è sconvolta anche da un altro duplice omicidio in cui hanno perso la vita due giovanissimi che erano tra di loro cognati. Ad ucciderli il suocero. Secondo le ultime indiscrezioni, l'omicida avrebbe agito per gelosia in quanto, secondo il figlio di quest'ultimo, si sarebbe innamorato della nuora. Sentiamo.
si era invaghito follemente della nuora, non sopportava che la guardassero in giro. Le testimonianze dei familiari di Raffaele Caiazzo aiutano a comprendere molte cose del gesto compiuto giovedì mattina a Sant'Antimo da questo 44enne, che ha ucciso a colpi di pistola prima il marito della figlia, Luigi Cammise, di 29 anni, e subito dopo la moglie del figlio, Maria Brigida Pesacane, di 24 anni, freddata sotto gli occhi dei suoi due bambini. Ha agito in maniera lucida e spietata, accecato da un'assurda convinzione, scrive il giudice del Tribunale di Napoli Nord Simone Farina, che ha convalidato il fermo disposto sulla base delle indagini condotte dai carabinieri di Giugliano. Alla base della decisione di uccidere non c'era dunque soltanto il sospetto, da mesi covato ossessivamente da Caiazzo, di una presunta relazione tra genero e nuora, peraltro categoricamente esclusa da tutti quanti i componenti del nucleo familiare. Eravamo sicuri che si trattasse soltanto di una sua fissazione, mette a verbale Anna, figlia di Caiazzo e moglie di Cammisa, e spiega ancora: in famiglia ci siamo convinti da alcuni mesi che mio padre avesse perso la testa per Brigida, assolutamente non ricambiato da lei, e che questa situazione fosse all'origine della sua mania di gelosia nei confronti della ragazza. Bomba d'acqua oggi nel napoletano, a Casalnuovo. In pochi minuti le strade si sono allagate trasformandosi in fiumi e creando molti disagi ai veicoli in circolazione. Un violento e improvviso temporale si è abbattuto sulla cittadina nel primo pomeriggio. La pioggia caduta copiosa in poco tempo ha allagato strade e piazze, ma il maltempo si è abbattuto anche sul resto della Campania. Enormi allagamenti si sono registrati nel casertano e una pioggia abbondante c'è stata anche nel napoletano. Per la giornata di oggi la protezione civile della regione aveva diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo, valido su tutto il territorio. Non si registrano danni né esistono al momento situazioni particolari tali da destare preoccupazioni. Così il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, in merito all'evento sismico di magnitudo 3.6 avvenuto questa mattina nell'area Fregelea. La scossa, preceduta da una più leggera di magnitudo 1.6 alle 8.17, ha avuto come epicentro Pozzuoli, ma è stata avvertita anche a Napoli e Piani Alti. Stiamo monitorando il fenomeno per mitigare i rischi, assicura il primo cittadino, che sta lavorando all'organizzazione di una giornata dedicata al tema per parlare alla città e cercare di rassicurare la popolazione. Da sindaco, da cittadino di questa città, da genitore, aggiunge il primo cittadino, vi invito ad avere fiducia nelle istituzioni, ad avere come riferimento sempre le fonti ufficiali. L'evento sismico di questa mattina è analogo a quello dello scorso 29 marzo 2022, assicura dal canto suo il direttore dell'osservatorio vesuviano Mauro Antonio Di Vito. Un fenomeno, spiega, dovuto alla fratturazione delle rocce che nel tempo stanno sprigionando energia. Voltiamo pagina. Nessuna invenzione su quanto avvenuto oggi sul cargo turco il 9 giugno scorso nelle acque a poca distanza dal Golfo di Napoli. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, in merito all'operazione svolta dopo l'SOS lanciato dal comandante della nave Galata Seaways, con cui segnalava la presenza di persone armate di coltelli, poi identificati in 15 migranti di varia nazionalità e rischio dirottamento. Una vicenda ora all'attenzione della Procura di Napoli, che allo stato vede tre migranti denunciati per porto illegale d'armi. Crosetto allega alla dichiarazione anche una nota con l'attività ispettiva effettuata a bordo della motonave. E giornata napoletana oggi per il segretario del PDL Schlein, la situazione politica in Campania, dove il PD è commissariato. L'autonomia differenziata e il fondo di sviluppo e coesione sono stati questi i temi principali affrontati durante l'incontro tra la segretaria e il governatore della Campania Vincenzo De Luca, il quale avrebbe chiesto in particolare scadenze precise per il prossimo congresso regionale, un'azione volta a sbloccare i finanziamenti del fondo di coesione. Un incontro richiesto dalla stessa Schlein, durato un'ora, e che fonti vicine al presidente definiscono
definiscono cordiale e franco. La Schlein in mattinata aveva partecipato all'assemblea di Articolo 1, assemblea nella quale ha lanciato un forte messaggio di unità per il suo partito. Ascoltiamola allora ai nostri microfoni. Io dico, dare forza al nuovo Partito Democratico, hai detto Roberto, e alla costruzione di questa alleanza per il cambiamento del Paese. Ha ragione Federico Fornaro, noi continueremo ad essere massimamente unitari, ma non lo possiamo essere da soli, non lo possiamo essere da soli. Così come quando perdiamo, ahimè, non perdiamo da soli, ma noi ci prendiamo la nostra responsabilità e io chiedo anche agli altri di farlo. Perché non riusciremo a costruire un'alternativa alle destre se continueremo a far prevalere le nostre differenze anziché mettere al centro le tante cose in comune che abbiamo con le altre forze dell'opposizione. Il Partito Democratico c'è e continuerà a essere impegnato sulla sanità, sul salario minimo, sull'attuazione del PNRR, che è una sfida su cui questo governo rischia di far arretrare il Paese. Noi ci siamo e ci saremo. Silvio Berlusconi resta in ospedale, le dimissioni del leader di Forza Italia non sono ancora prevedibili, inoltre per ora non è in programma alcun bollettino medico sulle sue condizioni di salute. Oggi nel reparto di degenza ordinaria sono andate a trovarlo il fratello Paolo e la figlia Marina, intanto la scorsa notte è trascorsa tranquilla per l'ex premier che rimarrà in ospedale anche la prossima, in attesa di conoscere l'esito degli esami cui viene sottoposto e le decisioni dei medici che lo hanno in cura. Napoli ricorda Silvia Ruotolo, la giovane donna di 39 anni rimasta uccisa sotto i colpi di arma da fuoco da parte di un commando che voleva in realtà uccidere tutt'altra persona. Nello Mazzone. L'11 giugno 1997, una mattina come tante, in un giorno che poi ha stravolto per sempre la famiglia di Silvia Ruotolo, che fu uccisa a Salita Renella dalle pallottole vaganti di un agguato tra i clan del Vomero. Una vittima innocente di camorra che lasciò il marito e i suoi due figli piccoli. E questa mattina è toccata proprio ad Alessandra, la consigliera comunale ed ex vice sindaco di Napoli, ricordare quella drammatica mattina di 26 anni fa, nel corso della cerimonia di deposizione della corona di fiori. Presenti anche il questore di Napoli e il sindaco Gaetano Manfredi. Oggi ricordiamo un evento che è stato un evento che ha colpito la città, che è nel nostro ricordo profondo, ma che viene rinnovato ogni giorno dai tanti casi di violenza che colpiscono vittime innocenti, che colpiscono donne. A ricordare quei giorni anche gli alunni della redazione del giornalino di istituto della scuola media Andrea Belvedere. Una memoria condivisa, come sottolineato anche dal sindaco Manfredi. Una memoria, un antidoto, ci sono anche molti ragazzi e gli alunni della scuola media del Vomero che hanno lavorato su questo tema, insomma anche questa è una bella pagina. Sì, coinvolgere i ragazzi è fondamentale perché oggi abbiamo l'emergenza di questa violenza giovanile che spesso è cieca ed efferata, quindi coinvolgere i giovani con dei percorsi educativi è una strada molto importante per cercare di dare una risposta a questa emergenza con cui noi conviviamo tutti i giorni. Parliamo ora di Movida, stretta in arrivo da parte della Regione Campania e del Comune di Napoli. Si sta valutando di restringere, di dire basta alle licenze sul modello Firenze. Valentina Suria. Le strade di Napoli, sempre più regno di Movida, è luogo di proliferazione di bar e ristoranti in cui si confondono odori, sapori, tradizioni. Un fenomeno di commercializzazione da inquadrare sì nello scenario di un turismo riesploso, ma non sempre facile da gestire, tanto da indurre l'amministrazione comunale a lavorare per arginare licenze per bar e pubblici esercizi nelle aree cittadine più congestionate. Palazzo San Giacomo e Palazzo Santa Lucia stanno cercando un'intesa per la definizione di una delibera che riguarderà la copertura del perimetro Unisco. L'assessore alle attività produttive del comune Teresa Armato ha lavorato ad un regolamento assieme all'associazione di categoria tra cui FIPE, Confcommercio e Aicast. Per Partenope si profilerà una sorta di modello Firenze, con il no alle nuove aperture di attività alimentari e di somministrazione uno stop di 3 anni. Nella capitale si sta invece studiando per restrizioni che riguardano il divieto di apertura di locali inferiori agli 80 metri quadri per contrastare baretti piccoli,
che occupano poi lo spazio pubblico, come accade in via Agnello Falcone o ai quartieri spagnoli. A Napoli il clima è critico, i comitati di Chiaia stanno pensando di procedere contro il comune per i danni dovuti al By Night e ai relativi schiamazzi notturni. Il nodo per il comune riguarda proprio il perimetro del provvedimento. La zona UNESCO vincolata a Napoli è vasta, si parla di 10 chilometri quadrati, non solo Portalba o San Gregorio Armeno. Tutto il centro storico, il porto, il mercato, Chiaia e zone di Vomero e Posillipo. Questo regolamento a Napoli potrebbe favorire la delocalizzazione del By Night e una nuova geometria della movida metropolitana, in cui sarebbe polverizzata la netta distinzione tra centro e periferia, con un ripensamento degli spazi urbani e delle marginalità. Dal 16 luglio partirà un treno diretto che congiungerà Roma e Pompei, dove saranno accompagnati i visitatori direttamente agli scavi. Sarà possibile comprare il biglietto anche sul treno. Sentiamo Luigi Pasquariello. Nell'ultimo ponte, quello del 2 giugno, il Parco archeologico di Pompei è risultato il sito più visitato nel nostro paese, con numeri quanto a biglietti staccati superiori a quelli per gli iconici Colosseo e Uffizi di Firenze. Ebbene, tale primato rischia di essere inarrivabile grazie alla nuova iniziativa preannunciata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ospite di Bruno Vespa al Forum in Masseria in Manduria. Nel dettaglio, il ministro Sangiuliano ha reso noto che dal prossimo 1 luglio il treno diretto Roma-Pompei, realizzato con le Ferrovie dello Stato, trasporterà i visitatori non solo alla stazione, ma anche agli scavi. Inoltre, a bordo del suddetto convoglio si potrà vedere un video che introduce alla storia di Pompei, oltre ad acquistare il biglietto di accesso all'area archeologica. Comunque, non solo Pompei. Il ministro Sangiuliano, infatti, ne ha approfittato per ricordare che il suo programma di legislatura contempla anche l'impegno per il raddoppio di 3 musei, tra cui il MAN di Napoli, che troverà uno spazio espositivo per le collezioni custodite nei depositi del Realbergo dei Poveri. Due novità, dunque, che facilitano il consumo culturale nella nostra regione, rendendola sempre più un grande attrattore di flussi turistici. Intanto quella che ci apprestiamo a vivere sarà un'estate all'insegna del caro prezzi. Per trascorrere una giornata al mare, gli ombrelloni e le sdraio hanno un prezzo notevolmente cresciuto. L'estate dei napoletani e turisti presenti in città deve fare i conti con le consuete problematiche per un posto al sole. La fitta schiera di lettini nei lidi privati, da Posillipo a Bagnoli, con i prezzi alle stelle, porta una fetta di clientela a rinunciare agli ingressi con lettino a pagamento. I bagnanti napoletani fanno i conti con rincari dal 5 al 20% che aumenteranno a luglio. Nel weekend, per un tuffo al bagno Elena, si parte dai 15 euro, 12 ai vicini lidi alle Sirena, 25 alle Rocce Verdi e 27 a Villa Imperiale, a cui aggiungere 4 euro di parcheggio per transitare nella ZTL di Mare Chiaro. A Bagnoli i tuffi sono solo in piscina per il divieto di balneazione spesso ignorato. Le tariffe dell'arenile vanno dai 10 euro ai 15 del solarium con piscina. Le concessioni demaniali annuali degli arenili arrivano fino a 23.500 euro a fronte dei guadagni per sdraio e ombrelloni. Si aggiungono per i gestori quelli per la ristorazione e utilizzo degli spazi sul mare per feste, cerimonie e serate. Se passiamo alle spiagge libere, lamenti univoco, mancano servizi, pulizia e sicurezza, quando si riesce a trovare posto, come al Lido Posillipino delle Monache, dove occorre prenotarsi fino ad un limite di capienza. Resta e tensione all'ordine del giorno la ricerca della prenotazione last minute, con i rifiuti che si accumulano sull'arenile in mezzo alle asciugamani stese, tra i bagnanti che giocano a racchettoni. Ma domani, fino a mercoledì, il Lido delle Monache resterà chiuso per una pulizia straordinaria voluta dal comune. Per il primo weekend d'estate contingentato, ai bagnanti non prenotati resta così l'unica alternativa: cambiare spiaggia e, perché no, affollare il famigerato Mappatella Beach. Con la stagione balneare si assiste anche ad un aumento della municipale nelle aree di balneazione Carrigru a Posillipo contro le auto in divieto di sosta. All'Arenile di Coroglio rispuntano i parcheggiatori abusivi di fronte al campo boe affollato di barche. Bagnoli, che come il resto di Napoli attende da 30 anni il recupero completo del litorale. La spiaggia è molto frequentata da famiglie e ragazzi. Una vasta porzione però è colma di erbacce e di un terreno duro e recintato.
L'imprenditore Paolo Scudieri, con supporto della Galleria d'Arte Contini, ha promosso la pubblicazione di un libro dedicato a uno dei miti del Made in Italy, la Ferrari, la rossa di Maranello, e protagonista di un volume che sarà presentato domani alle 17 presso il Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli. Tra i partecipanti alla presentazione il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, il Presidente del CONI Malagò e Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari. Non posso dividere il mio lavoro, dichiara Scudieri, dalla passione per l'automobile, in particolare per la Ferrari, che ha avuto un ruolo speciale nella crescita del gruppo Adler. Il Mezzogiorno e il divario tra il nord e il sud del paese è al centro di un libro presentato a Torre del Greco. Provare a spiegare le ragioni alla base della cosiddetta questione meridionale. Questo è l'obiettivo di Gaeta Ultimo Atto, il docu romanzo storico scritto dal sociologo e meridionalista Camillo Linguella. Il libro parla di una affascinante storia d'amore nata a Torre del Greco al tempo della resistenza del Regno delle Due Sicilie. Un racconto edito dalla torinese IUM, presentato nella città oplontina. L'attuale contesto politico e gli irrisolti problemi sociali, acuiti da una crisi ininterrotta dal 2007, spiega l'autore, hanno consolidato la persistente diversificazione della produzione e della ricchezza nazionale lungo tutta la penisola, aprendo nuovamente il dibattito sulle ragioni del divario tra nord e sud del paese. Parla essenzialmente dell'assedio di Gaeta, una pagina storica che pochissimi conoscono, che viene sminuita oppure trattata in maniera difforme da quella della realtà. In questo romanzo, perché io ho voluto fare quest'opera di divulgazione in forma romanzata per renderla più accessibile al pubblico più vasto possibile, si consuma la resistenza del Regno Borbonico. Finisce il Regno delle Due Sicilie, si apre la questione meridionale che ancora perdura. Al via la 28esima edizione del Premio Cimitile nel complesso monumentale delle basiliche paleocristiane, una settimana di eventi culturali e grande arte. Antonio Salamandra. Una settimana di grandi culture e riscoperta del patrimonio pubblico con eventi, letteratura, convegni, spettacoli, musica e riflessioni. Tutto nel magnifico scenario delle basiliche paleocristiane. Al via la 28esima edizione del Premio Cimitile che culmina sabato 17 con la consegna dei campanili d'argento ai vincitori della kermesse letteraria. Serata di inaugurazione con la mostra d'arte Guernica, emblema di guerra e pace a 50 anni dalla morte di Pablo Picasso, a cura di Giuseppe Bacci, con l'esibizione della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania. La Fondazione Premio Cimitile continua il suo percorso culturale di respiro nazionale ed internazionale. Il premio di quest'anno è dedicato alla pace. Occorre una forte mobilitazione, oggi più di ieri, in questo periodo, affinché a tutti i livelli della società si instauri stabilmente quella cultura della pace che rappresenta il maggior impegno di una società che vuole essere civile. Nei prossimi giorni sarà una settimana di arte, storia, cultura, densa di eventi, momenti di riflessioni, spettacoli, musica, che si concluderà sabato con la consegna dei campanili d'argento ai vincitori della 28esima edizione del Premio Cimitile. Il mondo moderno che diventa scrittura con i racconti delle guerre di ieri e di oggi, con il convegno Guernica e i disastri della guerra a 50 anni dalla morte di Pablo Picasso, una speranza di pace. Nell'occasione presentato il libro L'assedio, il romanzo di Mario Pol di Andrea Nicastro, inviato speciale del Corriere della Sera. Guarda, in questi ultimi 30 anni noi abbiamo avuto guerre in gran parte asimmetriche, con una grande potenza che era quella americana che occupava un territorio senza riuscire ad avere un vero confronto militare. In Afghanistan, in Iraq, l'esercito è stato sbaragliato in 2 settimane e quindi c'erano terrorismo, c'erano attacchi kamikaze, c'era guerra asimmetrica. Qui stiamo vedendo per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, con forse l'eccezione della Jugoslavia,
una guerra tra eserciti con tutte le armi più moderne a disposizione. L'arte incontra la solidarietà e nasce un capolavoro d'amore. Artisti mobilitati per una nobile causa chiamano a raccolta le persone generose e sensibili alla bellezza. Domani alle 17 presso il convento Santo Spirito a Nola si terrà la prima asta itinerante di beneficenza organizzata da Antonella Aliperti, referente territoriale AGOP, Associazione Genitori Oncologia Pediatrica. Ricavato dell'iniziativa artistica e di solidarietà andrà nel reparto di ematologia e oncologia della pediatrica dell'Università degli Studi di Napoli Luigi Vanvitelli. I quadri sono già in esposizione e possono essere ammirati da vicino prima dell'asta. Ci fermiamo ora per alcuni istanti per la pubblicità, poi la pagina sportiva. La vita in nave è speciale, perché ognuno di noi è importante. Esperienza e competenza sono il segreto. E la cura nei dettagli è lo specchio della nostra passione, ma è la forza della squadra che è fondamentale. Scegliere Grimaldi Lines è regalarsi una vacanza, che inizia già dalla partenza. Raggiungi Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, nel massimo comfort e divertimento. Vai su grimaldilines.com. Grimaldi Lines, irresistibile voglia di viaggiare. Ed è appena arrivato un aggiornamento della notizia che abbiamo dato in apertura, ovvero dell'uomo trovato morto a Marianella con diverse coltellate. Ebbene, dalla notizia appena giunta in redazione emerge che le indagini sarebbero giunte ad una conclusione. Pochi minuti fa i carabinieri di Castello di Cisterna hanno rinvenuto nell'area antistante il cimitero di Castello di Cisterna il cadavere del 79enne Basso Telesfororo. L'uomo principale sospettato dell'omicidio del proprio figlio Giuseppe si sarebbe sparato con una pistola all'interno della propria auto. Ancora non sono chiari i motivi che hanno portato a questo atroce ed ennesimo delitto. Voltiamo decisamente pagina, parliamo ora del Napoli e in particolare del futuro della panchina degli azzurri. Da più giorni si vocifera il nome di Sosa. Sentiamo. Mille una sfumature d'azzurro, la lista di ADL, ormai un cult, un tormentone e anche un tormento per un popolo di tifosi in attesa dopo l'addio di Spalletti. Napoli ancora sotto l'effetto dello scudetto e tiene a bada l'ansia, ma scalpita per il nuovo nome. Luis Enrique del PSG, tentato con un'offerta da 10 milioni di euro. Nagelsmann, Galtier, Pioli, Mancini, Marcelino e Thiago Motta contattati al telefono. Sergio Conceição e Italiano, entrati e usciti dal Balzer al momento. Se non bastasse, ieri Benitez ha mandato un messaggio da Istanbul. Se il Napoli mi chiama, sono pronto. Nella corsa alla panchina che fu di Spalletti, Aurelio De Laurentiis vuole sfogliare con calma la margherita delle alternative. Contatti stretti in queste ore sono in corso con Paolo Sousa, tecnico della Salernitana, legato però ancora da contratto con il club di Ervolino. De Laurentiis è rimasto colpito al rendimento di Granata dopo il suo arrivo. Sarebbe un vero scippo per Ervolino, ma Zanoli, Gaetano e Zerbin sono tre giocatori che potrebbero fare al caso della Salernitana come contropartita. Ma per Della oggi un'altra giornata decisiva. Se il Bari non perderà con il Cagliari, volerà in Serie A. Entro pochi giorni saranno i De Laurentiis che perderanno il Bari senza scappatoie e colpi di scena. Un'altra festa da preparare a distanza di 7 giorni da quella del Maradona, 55.000 spettatori per sostenere il Bari contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Basterebbe un altro pareggio ai pugliesi per volare in Serie A. Poi si dovrà parlare della cessione della società. In lizza c'è la famiglia Casillo, già sponsor e partner. Intanto si pensa in casa azzurra alle manovre estive di calciomercato. Dopo aver riconquistato il posto da titolare tra i pali, Meret rimarrà ancora in azzurro. Il portiere ha il contratto in scadenza a giugno 2024, ma rinnoverà con aumento dell'ingaggio. Zielinski, centrocampista, il grande sogno di Maurizio Sarri che lo vorrebbe nella sua Lazio. Tommaso Baldanzi, trequartista che in questa stagione si è conquistato il posto da titolare nell'Empoli, di Paolo Zanetti, piace a Napoli, Inter e Milan, ma quello che filtra è la volontà dell'Empoli di tenerlo ancora una stagione.
Prima abbiamo parlato delle condizioni meteo che oggi pomeriggio hanno allagato le strade del Casertano, di Casalnuovo. Ci sono state delle vere e proprie bombe d'acqua. Vediamo allora come saranno le condizioni del tempo nella giornata di domani. Il meteo è presentato da Confetti Crispo. Previsioni per lunedì al mattino: sulle coste schiarite alternate a nubi sparse, sulle aree interne bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio sulle coste nubi e schiarite con possibili piovaschi, sulle aree interne nubi irregolari con temporali. Temperature massime senza variazioni, temperature minime senza variazioni. Mari poco mossi, venti deboli da sud-ovest. Previsioni per martedì al mattino: sulle coste cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita, sulle aree interne parzialmente nuvoloso con nel schiarite pomeriggio prevalenti. Sulle coste schiarite alternate a nubi sparse, sulle isole cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Temperature massime senza variazioni, temperature minime senza variazioni. Mari poco mossi, venti deboli da sud-ovest. Ci sono pianti felici che possono cambiarci per il resto della vita. Ma uno solo è unico e per sempre. Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente. Prima di chiudere spazio alla consueta rubrica della domenica di Amedeo Colella, Nessuna Nation Parade. Il rapporto dei napoletani con la Madonna è un rapporto molto intimo, familiare. Per i napoletani la Madonna è mamma. Mamma Rucarmana, mamma Pompei, mamma l'Arc, mamma Monte Vergine. Però poi il napoletano, quando ha veramente un moto di sorpresa o di paura immensa, dice mamma la Salette, mamma la Salette. Beh, ma dov'è sa Madonna della Saletta? Sì, sappiamo dov'è la Madonna Rucarmana, no? A Piazza del Carmine, mamma Pompeia, quella della Madonna dell'Arco, quella di Montevergine. Fosse per caso la Madonnina che è nella saletta di casa? No, non è così. Chi è la mamma della Saletta? Ve lo spiego io. Madonna la Salette è Notre Dame de la Salette, una Madonna che comparve nel 1846 a due pastorelli nel sud della Francia, in un piccolo villaggio che si chiamava La Salette. Qualche decennio dopo un'altra Madonna comparve a Lourdes, una storia molto simile a Bernadette, però voi sapete, insomma, nella vita ci vuole fortuna a tutte cose, ci vuole short per qualsiasi cosa. Mentre la Madonna di Lourdes oggi è diventata la Madonna sicuramente più famosa al mondo, per fare una battuta potrei dire che la Madonna della Saletta invece la sappiamo solamente noi a Napoli. In realtà non è così. C'è un santuario mariano meraviglioso lì nel borgo della Saletta e ancora oggi oggetto di fede e devozione. Il culto di Notre Dame della Saletta arriva in Campania, probabilmente a partire dalle coste della costiera amalfitana. Sì, forse attraverso i rapporti marinareschi che c'erano con la marineria di Marsiglia, questo culto arriva dalle nostre parti. Ancora oggi a Maiori, nella collegiata, c'è un affresco di Nostra Signora della Saletta, fu italianizzato. Ad Avellino c'è una chiesa della Saletta, a Rione Traiano esiste una chiesa. Molte ragazze in provincia di Napoli si chiamano ancora oggi Saletta, Salattella o Maria Saletta. Notre Dame della Salette divenne a Napoli Mamma la Salette e il culto per Notre Dame della Salette dovette essere straordinario, tant'è vero che dalla seconda metà dell'Ottocento a oggi ancora oggi rimane nella lingua napoletana questa invocazione, invocazione che si faceva soprattutto per una richiesta di aiuto, Mamma la Salette, mietteci a manatoia, ma anche per un altro motivo molto particolare.
la mamma della saletta veniva invocata nel caso di stipsi, di stitichezza, soprattutto nel caso della stitichezza dei bambini, con alcune locuzioni veramente singolari. A metà dell'Ottocento ce n'era una che diceva «Mamma la saletta fa cacà a sta scuppette», oppure una che è arrivata anche fino ai giorni nostri, la ricordo mia nonna che la diceva, forse qualcuno se la ricorda, «Mamma la saletta non è cantare, è vasetta», cioè il cantariello era rimasto bianco, immacolato come un vasetto. E poi veniva invocata soprattutto in caso di meraviglia, in caso di paura. Mamma la saletta, ecco, veramente, e così arriva fino ai giorni nostri. Ma il napoletano, in fatto di invocazioni religiose, insomma, poi ce n'ha tante, una delle più divertenti. In questo caso si invochiamo la mamma della saletta, la Madonna, in altri casi invocazioni di stupore, viro ciele che temena, quasi che tutto fosse un dono della grandezza celeste, oppure un'altra espressione di stupore, grandezze die, oppure una che io adoro, che è quella che coinvolge non solo la Madonna, ma tutta l'intera Sacra Famiglia. O Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria. È tutto per questa giornata, l'informazione di Canale 21 torna come sempre domani mattina alle 6.30 con TG Alba. Grazie dell'attenzione e buonanotte a tutti.